determinazione a livello sportivo, semplicemente sono innamorata della scherma e dello sport in generale. Secondo me quello che può darti lo sport sono emozioni, come diceva Martin prima, non so se avete sentito Castro Giovanni, sono emozioni che veramente poche cose. Mia mamma dice avere un figlio, io ho un figlio, ancora non ne ho, quindi finché non avrò figli, per me lo sport è l'emozione più grande. E, è bello, è stupendo, sai che ogni azione che facciamo noi può creare una reazione in qualcun altro. Quindi che per noi può essere un semplice un affondo, ma sa che quella cosa lì può aiutare tante altre persone, quindi lo scopo è proprio quello. Grazie. Dimmela nell'orecchio. Sì, dai. La tua, glielo dici tu, lei è sua sorella. A me, ma lui lo sa. Un consiglio che daresti a una persona che sta affrontando un percorso difficile e faticoso come il mio? Ok. Beh, in realtà sì, è difficile e faticoso, ma è stupendo. Cioè, mi diverto un sacco a fare quello che faccio. La mia può essere una storia difficile, ma non è una storia triste. Quindi quello che mi piace tanto è vedere quante veramente persone puoi aiutare da questo punto di vista. Adoro vedere le persone felici intorno a me. Quindi la mia missione è diventata un po' rendere felici quelli intorno a me. E stiamo cercando di allargare sempre di più le persone intorno per riuscire a far felici più persone possibili. Quindi sì, è difficile, però nel momento in cui tu sei triste le persone intorno a te diventano tristi. Quindi se vuoi vedere le persone felici intorno a te devi essere felice anche te per riuscire a far felici tutti. Capito? Invece voglio farti una domanda io. Dimmi. Tu sei molto social, parli molto. E una volta sei rimasta senza parole, invece c'è stato qualcosa che ti ha lasciato senza parole? Sì, spesso, beh, a parte su senza voce, quindi in questo momento sì, sto facendo oggetto, mi sta scoppiando la testa per parlare. Spesso quando vedi scene tipo i ragazzini sotto, uno dei bambini mi ha detto, era sulla carrozzina, mi fa mettimi giù, e faccio, ma io cosa vuol dire ti devo mettere giù dalla carrozzina? Cioè, cosa vuol dire? Mettimi giù, fidati. Io l'ho preso, l'ho messo giù, avevo paurissima che la madre mi dicesse qualcosa, ho messo giù il bambino, ho iniziato a correre come un matto, a strisciare come un matto, e poi era davanti alla porta e io volevo lanciare la palla per fargliela prendere con la testa. E lui mi ha guardato un po', ma cosa stai facendo? Io l'ho passata da sotto e ha tirato un calcio con quel poco che riesce a muovere la gamba. Nel momento in cui mi dice del genere, mi sono sentita in colpa a dubitare del fatto che dovessi metterlo giù. Bisogna veramente fargli fare tutto. È pieno di calli sulle mani a fuori di spingersi così, però la felicità sua e soprattutto la felicità della mamma dietro che guardava il bambino è stata per me una delle veramente gioia pazzesca. Grazie. Senti, scusami, anch'io faccio senior, poi giuro che i colleghi non. Tanto se dovete scrivere state scrivendo, non è che devo ripetere. I tre moschettieri, ti sono, li hai letti quando? Athos? No, in quale ti? Io ti vedrei come D'Artagnan. No, non li seguo. No, ma ne so. Tranquilla, allora ti dovremmo mandare il libro. Dai. Mi sento ignorantissima a dirlo, scusate, faccio schermo, lo conosco tre moschettieri. Lo mandiamo. Avevo altri idoli da piccola. Quali? I miei? Sì. Allora, beh, a livello sportivo son cresciuta col Dream Team, quindi per me Enrico Vezzali, Di Francesca, questo qua, la Volpi, che per la qua sotto la mia accademia è pazzesco, è qualcosa di veramente bello. Ho avuto sempre tanti idoli anche esterni, per me appunto i bimbi dell'associazione, nel momento in cui li ho visti crescere mi sono innamorata di loro e ti spronano molto di più a fare loro certe cose piuttosto che tu puoi spronare qualcun altro. Più piccoli sono, più ti regalano grandi cose. E poi ho sempre avuto mia mamma e mio papà, per me vedere come lavorano loro è bello. Quando vedi loro, papà c'ha un'azienda, quando vedi le persone della sua azienda che arrivano e lo ringraziano prima di andare via, per me è qualcosa di sconvolgente. Tutte le persone che hanno lavorato ieri, tutti i volontari che hanno lavorato ieri, gente, siamo fatti un mazzo tanto. Era tre giorni che erano lì che stavano in campo a far tutto, sono mesi che fanno riunioni su riunioni per organizzare tutto e poi vanno via e ti dicono grazie. Tu dici ma come grazie? Devo ringraziare io te per quello che veramente avete fatto e state facendo. Quindi nel momento in cui c'è queste persone qua è facile andare avanti. Mi devo interrompere? Però possiamo fare una foto con lei?